Buongiorno, benvenuti cari telespettatori. Oggi presentiamo un nuovo programma, Donne 2.0, la trasmissione di S.T. Invita le donne a raccontarsi. Quattro puntate in cui rifletteremo su un sistema socio-economico-politico realmente paritario. Lo stesso modello di cui siamo figli, in cui da un lato c'è la società, e dall'altro centinaia di iniziative al femminile, come se la società e la società femminile fossero entità separate. L'obiettivo del programma è sensibilizzare le ragazze e le loro famiglie sulle opportunità che possono nascere per loro nella società 2.0, che sembrano essere oggettive opportunità di pari opportunità, abilitate apparentemente in modo assessuato dal codice binario. Oggi incontriamo Giovanna Cuda. Perché incontriamo Giovanna Cuda? Perché è la prima donna che guida un taxi sulla Lamezia Terme. Cosa ci racconti, Giovanna, di questa esperienza? Grazie per l'invito. Sì, mi trovo a fare la tassista, l'unica donna qua a Lamezia. E diciamo che non è che è stata una cosa che sognavo da bambina fare la tassista, ma ci sono state delle varie vicissitudini che hanno fatto sì che io maturassi l'idea di fare la tassista. Piccola parentesi, era tassista mio fratello, purtroppo è venuto a mancare all'improvviso. E così che ho voluto portare avanti il suo lavoro, che era tutto per lui, e faceva questo lavoro con amore e con passione. E quindi una mattina, dopo pochi mesi che lui è venuto a mancare, ho detto: ma quasi quasi voglio provare a portare avanti il suo lavoro. E così che mi sono immessa in queste strade nuove, per me nuove, perché per quanto Lamezia comunque è piccola, però ci stanno tutti i paesi limitrofi, i comuni e tutte le province, che per me è tutto un mondo nuovo. Man mano che vado avanti con gli altri, con gli anni scopro paesi, borghi che per me erano, magari avevo sentito una notizia di cronaca, quindi associavo quel borgo, però è un continuo, un continuo conoscere, conoscere appunto questi paesi. E conoscere tante persone. Da quanto tempo lo fai praticamente questo lavoro? E a giugno saranno 6 anni. A giugno 6 anni. In questi 6 anni hai mai incontrato un cliente o una cliente con un particolare che ti è rimasta nel cuore? Diciamo che quasi ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo in ogni passeggero che uno porta in macchina. E questo lavoro, diciamo che non è un trasporto di anime come Caronte che trasportava le anime nella Divina Commedia, è un trasporto di emozioni e un trasmettere anche delle emozioni. Può capitare magari che uno porta il passeggero che sta vivendo un'emozione, che sta andando ad incontrare un fidanzato, un parente che non vede da tempo, un lutto. E anche un trasmettere di emozioni reciproche, perché poi durante il tragitto si va comunque a interloquire. A differenza magari del collega maschio, quando io mi trovo con una donna, la donna si apre di più, perché diciamo tra donne c'è più argomenti di cui parlare. Non parliamo solo di calcio, di politica, come può essere il collega. Si parla un pochettino di tutto e quindi è una sorta diciamo, di aprirsi reciprocamente. E questo fa sì che durante il percorso sembra che sia più breve la tratta. Insomma, è un modo, mi aiuti lei, non mi vengono le parole, Anche di di relazionarsi. relazionarsi, ecco. Ha mai trasportato con sé, non so, personaggi famosi oppure persone con professionalità particolari? Capitato, magari per breve tratte dall'aeroporto in qualche hotel, magari fino a Catanzaro, fino a Cosenza, e là è un'emozione ancora diversa, perché un conto è vederle in televisione e poi uno dice: ma ce l'ho qua in macchina. E poi c'è anche la sorpresa, perché magari uno si aspetta il VIP che è tutto altezzoso, invece e là è la scoperta bella, perché
si scopre tutta un'altra persona che uno se l'immagina in un modo e poi invece è tutta di un'altra. Come si suol dire, l'abito non fa il monaco, no? Magari uno vede tutto bello impostato, rigido, dice, ma questo dobbiamo arrivare a Cosenza, non dice neanche una parola, e invece no. Ed è proprio questo il bello di questo lavoro. È bello anche parlare della propria regione, del proprio comune, perché magari capita, soprattutto in estate, quando arriva il passeggero che non è stato mai in Calabria, la prima cosa che chiede è cosa si mangia. Io, vedete la mia stazza, io subito pronta a parlare di cibo, di pietanze calabresi. E a seconda dove uno è diretto, poi si parla che cosa c'è, tipo a Tropea, il classico è la cipolla di Tropea, l'anduja, cos'è la fileia, come si può cucinare, eccetera, eccetera. Poi anche durante il percorso, facciamo un esempio, se io parto dall'aeroporto per Catanzaro e già percorrendo la strada dei due mari, la 280, è anche un modo per poter interloquire con il passeggero e là si dice qua state attraversando la parte l'istmo della Calabria e da un mare all'altro, ecco perché si chiama la strada dei due mari e neanche 20 minuti noi passiamo da un mare all'altro e quindi c'è anche... Questa è l'emozione che prova anche il passeggero, di sentire queste cose che non si aspettava. E c'è anche, guardando poi magari se è seduto dietro nello specchietto retrovisore, l'entusiasmo di sentire, queste cose che vengono dette che magari non si aspettavano. Comunque ha un doppio uso, nel senso accompagna ma valorizza anche il Esatto, sì. territorio. Quindi no, Perché diciamo che fungiamo anche da informazioni, da informatore turistico, perché poi già arrivando in aeroporto la prima cosa che uno chiede è al tassista, dov'è il pullman, come mi posso recare a, quanto mi potrebbe costare più o meno, anche se noi abbiamo un tassametro, dobbiamo attenerci al tariffario del comune, perché ogni comune ha la propria tariffa, però orientativamente poi si chiede quanto è che mi può venire a costare e da questo poi parte una serie di domande. E di informazioni, quando poi capita il passeggero che poi vuole prendere proprio il taxi, da questa introduzione poi fino a destinazione è un continuo di informazioni. questo però l'aiuta anche a rendersi conto, e così ce lo può anche condividere con noi, quali sono magari le problematiche invece che incontra un turista arrivando alla Lamezia Terme. Ci sono dei disagi? Si lamentano dei disagi? E purtroppo sì, questo è un continuo lamentarsi, è perché comunque non c'è un'indicazione, diciamo, logistica davanti all'aeroporto. Sì, c'è una bacheca, scritto un pochettino maluccio, dove ci stanno le varie corse dei pullman che non coprono tutta la regione. Abbiamo anche difficoltà noi tassisti, in quanto mancano delle cose tra virgolette essenziali, come per esempio abbiamo fatto la richiesta da più di un anno al nostro sindaco affinché ripristinasse la linea telefonica in aeroporto e in stazione, cosa che purtroppo ancora non è stata fatta. Quindi il passeggero la prima cosa che dice è ma io volevo cercare un taxi, ho dovuto cercare qua e là, che poi capita purtroppo che capitano anche nell'abusivo, perché di annunci ne troviamo ovunque su internet. E quindi questa è una delle varie, diciamo, difficoltà che trova il turista recandosi in Calabria. E ce ne sarebbero tante, ma è meglio non elencarle. Parliamo delle cose belle della Calabria. Secondo lei è diffusa la discriminazione di genere nella società odierna, soprattutto anche legata, no, a questa professionalità maschile che lei fa? Allora, diciamo che qua in Calabria, da premettere che la donna tassista c'è da tempo nella provincia di Reggio Calabria, oltre 20 anni, che si vedono tante donne tassista. E nelle altre province, donne diciamo tassista, tranne qualche NCC, noleggio con conducente donna, si vede, ma io diciamo sono stata tra virgolette la novità. All'inizio magari ci può essere la titubanza, diciamo sta donna qua Però poi ho notato che l'approccio maggiore è quello delle donne, quelle che si avvicinano, quelle che chiedono magari anche un'informazione. Da quell'informazione poi mi dicono: ma quanto verrebbe a costare una corsa da qua a Cosenza? Se io dovessi avere bisogno, come posso trovarla?
Quindi non c'è proprio questa discriminazione come magari si può pensare. Per fortuna, mano a mano che stanno passando gli anni, c'è una parità. E invece il primo incontro con i suoi colleghi. Diciamo che il primo incontro è stato, diciamo, la paura, l'ansia di non espletare bene il servizio, pensando che comunque era tassista mio fratello, io pensavo a lui, no? Dicevo, ma chissà ora che sta pensando, se sto facendo bene il lavoro e mi starà giudicando, però poi nello stesso tempo, già dalla prima corsa che ho fatto, io dico sempre che le persone care, le persone che ci mancano sono sempre accanto a noi. E nei momenti di difficoltà sono loro che ci guidano. Per quanto noi possiamo mettere il navigatore e nella macchina e nella nostra vita in generale, le vere nostre guide, secondo me, sono i nostri cari, che ci guardano dall'alto e ci indirizzano sulla strada giusta e ci danno forza e coraggio anche nei momenti di difficoltà. Momento di difficoltà che nel mio caso può essere una ruota che si buca, una strada che non conosco, il navigatore che ti porta da tutt'altra parte, perché molto spesso ti calcola il percorso più breve, ti fa fare la strada vecchia comunale, però nella vita non bisogna arrendersi mai, bisogna sempre guardare avanti e non sentirsi mai da solo, mai da soli e pensando che c'è qualcuno che ci vigila dall'alto. Lei ovviamente copre i turni, no? Ci sono 3 turni, mi pare, nelle Abbiamo ventiquattro ore. una turnazione in aeroporto, una turnazione in stazione, c'è anche la turnazione notturna e poi abbiamo anche 2 giorni nella città di Lamezia. E le sono mai capitate delle avance inopportune da Allora, clienti? credo che le avance nella vita quotidiana sono in tutti gli ambiti lavorativi, anche al supermercato, magari mentre uno fa la fila, agli affettati c'è sempre, quello di turno c'è sempre. E io penso che bisogna sapere gestire la situazione nel momento, in quel momento in cui uno si trova, e stare sulle sue innanzitutto, dare poca confidenza e cercare di, tipo per dire io sto facendo questo lavoro, non Lavoro. mi interessa tutto il resto. Certo. E quanto c'è del suo personale nel lavoro che oggi svolge? Cerco di mettercela tutta, ci metto tutta la mia forza e cerco sempre di soddisfare il cliente, ma non nella parte economica, in generale. E la cosa più bella, la gratificazione, qual è? È quella che poi quel passeggero a distanza di qualche giorno, anche a distanza di un mese, ma può capitare anche a distanza di un anno, chiama e dice: lei mi accompagnò quel giorno, e mi farebbe piacere se lei mi venisse a prendere giorno tot in aeroporto e via dicendo. E quelle sono le soddisfazioni belle, le gratitudini, quelle che ti fanno andare avanti e che ti spronano a dire brava, continua in questo modo. Ed è un messaggio che vorrei dare anche alle altre donne, perché non deve essere visto come un lavoro maschile, ma un lavoro che possiamo fare tutte. E se ce l'ho fatta io, penso che ce la possono fare tutte quante le Lei aveva intrapreso altri studi. altre. Io avevo intrapreso gli studi universitari alla Facoltà di Agraria e Scienze Forestali, poi ho fatto un corso IFTS, Tecnico Superiore delle Produzioni Vegetali in Ambiente Protetto, ho fatto un corso di operatore sociosanitario. Però, come dicevo prima all'inizio, la vita è strana, poi ci catapulta in tutt'altra cosa. Magari i progetti che uno fa da bambino, mano a mano che passano gli anni, la vita fa sì che poi prendiamo nuove strade. E io ho preso questa strada e la voglio portare avanti. Per me, per chi crede in me e per chi mi guarda da lassù. Pensa di aver smosso qualcosa nella società locale? Non credo più di tanto. Diciamo avere smosso più è una sorta di curiosità. E la curiosità è anche quando viene un parente, sia in stazione che in aeroporto, e che chiede: ma com'è questo lavoro? Una donna può fare questo lavoro? Lei non ha paura a fare questo lavoro? E io là rispondo: il pericolo è ovunque.
e non siamo alla stazione di Napoli, Milano, Bologna, siamo in un piccolo contesto. Vero è che il pericolo ci può essere comunque, però non bisogna farsi intimorire dalle voci esterne e proseguire. E quindi diciamo, dall'esterno noto una curiosità nel chiedere com'è questo lavoro perché viene visto come una novità. Perfetto, ancora, cioè nel 2024 viene vista come una novità. Sì, capita che uno va nei piccoli comuni e dice, una donna tassista. E quindi questa suscita curiosità. Progetti per il futuro? Continuare ancora con questo lavoro, senz'altro, e portarlo al meglio e senza arrendersi mai davanti a nessun ostacolo, perché gli ostacoli, come dicevo, ci stanno sempre, ma la cosa fondamentale è superarli e non arrendersi. Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione. Salutiamo la nostra Giovanna Cuda, l'unica taxista lametina. Speriamo, insomma, che ce ne siano altre a poterti accompagnare e Ne non sono lasciarti da felice, sola così non mi sentirò in questa l'unica. professione. Grazie a voi per l'invito.